Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di Caos e Kangaroo. Oggi proseguiamo con i livelli Antiche Rovine. Non escludo che potrei finire il gioco oggi, però stiamo a vedere. Bene, morirò sicuramente già. Sì, ma non è normale di come fa, ma che cavolo però. Ok, meno male. Vorrei farmi colpire il meno possibile. Cavolo, non mi aspettavo che mi colpiva con qualcosa. Vabbè, ormai. Ma dove cavolo devo andare? Di qua mi sa. Perfetto, vita recuperata. Occhio, ho rischiato grosso qui. Perfetto. Tempio sacro.
qui c'è alta probabilità che possa morire per ora. Cioè, noto che non ci sono manco più checkpoint. Attualmente una vita non la dà. Meno male, veramente. Cavolo, ma qua sta parte proprio veramente, oh. Non si riesce a capire dove cavolo. Ma può essere mai che l'arrivo o è al contrario qui? Cioè, mi sta sorgendo il dubbio che alla fine qui è al contrario. Io si sto confondendo, veramente mi sto confondendo. Mi sa che ho fatto tutta la strada io. Il fatto che qua ci siano nemici è probabile che non ci abbia mai preso qui.
Cioè, la fine era praticamente vicina. Ok. Adesso abbiamo il livello Hypnogin. Mi sa che abbiamo un boss adesso. Esattamente come sospettavo. Sappiamo. Devo capire però come devo ammazzarlo però. È un po' più problematico questo aspetto da altri boss. Che non mi ricordavo più il pulsante per questo. Cavolo, mi avverti di comandi. Ma se non posso colpirlo, come cazzo lo colpisco? Cioè, dovrei andargli alle spalle in qualche modo, ma... Se mi colpisce mi inverte i comandi per... Capisco, io non capisco altrimenti. Ok, finora l'ho colpito, quindi forse vado capendo come fare. Dove Bastardo. Sì, ma il problema è che non devo farmi colpire neanche una volta. Io ho levato tanto di vita, veramente. Anche la cavo di lampada mi fa danno. Devo evitarla. Il problema è che una volta va a destra, una volta va a sinistra. Colpendo solo una volta io non lo ammazzerò mai questo. Niente, bastardo, non mi fa capire dove va. A volte la lampada va a sinistra, a volte va a destra. Che è cambiato totalmente zona ora. Cavolo, più di uno. Bastardo.
Sì, ma il problema... Se non c'è un metodo per colpirlo di più, come faccio? Appena mi sta il potere anche peggio. Non si pareva che venisse da me. Gli ho tolto uno sputo di vita, veramente. Cazzo. Sì, ma qua come faccio ad evitarlo, cazzo? Temo che mi colpisca con la lampada ora. Lo sapevo, io devo... altrimenti devo... Ok. Come cavolo ha fatto a ricolpirmi subito qua? Il problema è che io ho metà vita e lui ancora sana. Cioè, ammazzarlo significa ammazzarlo dopo un'ora. Devo aspettare letteralmente che arriva. Se non... se mi ammazza io sono sicuro che ricomincerò da capo. Ma vaffanculo, pezzo di merda, basta! Perfetto, ora mi ha chiuso. Io dico come cazzo faccio ad evitarlo? Buttana mezz'era puttana! Minchia, veramente, oh! È impossibile, oh! Non si fa colpire, oh! Cioè, se non trovo una tecnica per ammazzarlo, mi ammazza, punto. Finalmente. Sono riuscito a salire sopra. Era ora, oh, finalmente. Sono riuscito. Perfetto. Adesso abbiamo il livello veloce come il lampo. È l'ultimo livello? No, non penso, no, infatti. È improbabile che fosse l'ultimo livello questo. Ok, deve evitare tutto.
Però non sbagliare non è per niente facile. Cavolo, comunque devo seguire le monete per non sbagliare. E ora? E ora mi hanno tolto le monete, quindi adesso devo andare alla cieca. Che è successo? Ce l'ho fatta? Spiaggia dell'isola. Ok, ancora abbiamo qualche livello, ma non penso che riuscirò comunque a finirlo oggi, perché il tempo si perde in questi livelli. Abbiamo nuovi nemici ora. Ma ci sono le sabbie nobili. Oh no, il ritorno. Cioè, il problema è che io vorrei capire come devo capire dove sono le sabbie mobili io. Ah, ecco, c'è la colorazione. Qua immagino che muoio. Infatti. Sarà un problema evitare queste zanzare. Ok, fino adesso ci siamo. Oh, colpiscilo, ma che cavolo! Non mi ha salvato. Fanculo. Il problema è che ci arrivo là io se salta, perché il problema è che bene, ho salvato come un coglione, vaffanculo. Ma poi non ci sono manco più i checkpoint nel nostro tipo di gioco. Ma seriamente devo perdere le vite in questo livello di merda, porca puttana! No, 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 non l'accetto, basta. Ora basta, mi sono rotto i coglioni. Oh, yeah.
Ma si fa cazzo di zanzara di merda! No, io non ce la posso fare così, però dai! Dai, calmo! Perché veramente ora ha rotto i coglioni sto livello! Perché quella cazzo di fuga di merda? Oh, finalmente, porca puttana! Ma trovare una vita qua, veramente? No, io non ce la posso fare. Se mi colpiscono di nuovo, ammazzano. Cioè, basta che mi colpiscono due volte e muore. Ok, sono di nuovo in quel cavolo di... No, ma secondo me non ci passa, ma che cavolo? No, non ci passa, dai, cioè, veramente. Aspetta, però può correre, quindi... Cazzo ho fatto ancora poco fa. Ok. Ma ce ne sono tre qua. Ah, quattro, no tre. Ecco la maledetta zanzara. Ok, ci fermiamo qui per oggi. Già siamo sopra i 30 minuti. Prossima volta rimangono due livelli, quindi sarà un video abbastanza breve. E niente, questo video vi è piaciuto, mi lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!